Siamo con Giovanni Di Nardo nella caserma dei Vigili del Fuoco di Vasto per la festa di Santa Barbara. Comandante, quest'estate abbiamo seguito i numerosissimi interventi che avete eseguito a causa dei molti incendi scoppiati. Noi come cittadini come possiamo intervenire? Cosa possiamo fare per il rispetto dell'ambiente? I cittadini purtroppo il rispetto dell'ambiente non ce l'hanno. Purtroppo dovete fare prevenzione, molta prevenzione, è molto difficile fare questa cosa. Voi cittadini dovete cominciare a fare prevenzione e curare l'ambiente, non è che dovete aspettare le autorità, perché le autorità non ci stanno che fanno i lavori di pulizia delle strade, dei boschi, queste cose qua, è molto difficile. E voi cittadini dovete accorciare le maniche e fare il vostro lavoro anche voi, tipo i contadini, tipo non so, qualsiasi persona. Bisogna riaccorciarsi le maniche e pulire un po' le strade, pulire i boschi, queste cose qua. Tenendo pulito l'ambiente e soprattutto evitando gli incendi quando si può evitare, quando diciamo parecchie volte è causa anche dell'uomo. Sicuramente è sempre causa dell'uomo l'incendio, chi non sta attento, chi lo fa apposta, chi è malato, chi piace mettere fuoco, purtroppo quando parte l'incendio è sempre doloso, non è che parte da solo, è molto difficile che l'incendio si accenda da solo. Allora bisogna fare molta prevenzione, stare attenti e purtroppo c'è sempre di meno gente che fa sto lavoro. Anche perché apportiamo gravissimi danni all'ambiente, bisogna dire anche questo. All'ambiente, avete visto, l'ambiente oramai, l'atmosfera si è riscaldata, tutto, le alberi non ci stanno più, bisogna cominciare a fare qualcosa per salvare questo ambiente. Ma vediamo chi lo fa, sta cosa. Grazie mille, comandante. Prova i caduti! Ah!